Poracci, bentornati. Poracci, bentornati. Poracci, bentornati. Oggi è il 3 marzo 2021 ed è una data molto speciale perché Nintendo Switch festeggia i suoi primi 4 anni di vita. Un anniversario importante, visto che parliamo di una console che a modo suo ha rivoluzionato il mercato dei videogame e che dall'alto dei suoi oltre 80 milioni di unità vendute si trova, a detta di Nintendo, solo a metà del suo ciclo vitale. Quindi questa è l'occasione perfetta per festeggiare l'ibrida della grande N, ripercorrendone la storia, composta non solo da momenti esaltanti, e per fare il punto della situazione per capire cosa può riservarci il futuro di Nintendo Switch. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro come meglio credete, con un like, attivando la campanella delle notifiche oppure seguendomi su tutti gli altri social. E se proprio vi sentite dei real poracci, potete sempre donarmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete i memini in HD. Imperdibili! È innegabile che quello di Switch sia un successo fuori dal comune e soprattutto inaspettato. Giunta al suo quarto anno di vita, la console ha superato le 80 milioni di unità vendute e si appresta a raggiungere i 100 milioni della Wii, puntando senza problemi al podio degli hardware più venduti di sempre. Dopo il fallimento della Wii U, ferma a sole 13 milioni di unità distribuite, quella di Switch è stata una vera e propria scommessa che, come ricorda l'ex presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, fu un momento decisivo nella storia dell'azienda. Il fallimento di Switch avrebbe rappresentato la fine dei giochi per Nintendo. Non è semplice rintracciare le ragioni di un tale successo, ma ci sono alcuni elementi che di sicuro hanno avuto il loro peso durante questi 4 anni di vita. Quello di Switch infatti è sì un concept vincente, ma è stato realizzato grazie a una tecnologia che ha permesso di mettere a frutto tutto il suo potenziale. Se l'idea di unire il gaming portatile all'esperienza delle console fisse era un concetto che ormai girava in testa ai progettisti di Nintendo da decenni, ben prima dell'avvento di Wii U, solo con Switch è stata possibile un'effettiva realizzazione funzionale di questa intuizione. Forse il più grande difetto di Wii U è stato quello di essere uscita troppo presto, in un'epoca in cui il mercato si stava muovendo in favore di device come tablet e smartphone, ma non aveva ancora una direzione precisa. Nintendo ha quindi tentato in modo un po' goffo di capitalizzare su questo settore, proponendo una via di mezzo che non eccelleva in nessun campo e soffriva di pesanti limitazioni un po' ovunque. Switch invece, da subito, si è presentata come la perfetta unione tra la complessità degli hardware casalinghi e l'immediatezza del gioco in handheld, rendendo possibile quello che fino a pochi anni prima era solo un sogno. Sì, ci sono dei limiti tecnici evidenti, ma la natura ibrida della console spazza via qualsiasi indecisione dettata dalle prestazioni non all'altezza di quanto visto sulla concorrenza. Ancora una volta Nintendo è riuscita a sfruttare l'approccio del pensiero laterale, tanto caro al papà del Game Boy, Gunpei Yokoi, riuscendo a piazzarsi in modo trasversale sul mercato, evitando così la competizione diretta con le altre console. Un altro fattore fondamentale è stato quello di pubblicizzare a dovere la console e le sue funzionalità, creando interesse nei consumatori ben prima dell'uscita sul mercato e tenendo ben alto il livello di attenzione nel corso di questi anni. Uno dei problemi principali della Wii U fu proprio a livello marketing. Non è un segreto che gran parte dei consumatori non si accorsero neanche dell'arrivo della console, che più che una nuova piattaforma, dal nome sembrava l'ennesima periferica concepita per la Wii, un hardware che ormai aveva saturato il mercato. La stessa campagna pubblicitaria di Nintendo non fu in grado di comunicare a dovere le funzionalità della console, né di capitalizzare sui brand di maggiore successo, creando così un vero e proprio disastro commerciale. Switch invece è stata da subito presentata con chiarezza, differenziata da tutti gli altri prodotti del mercato e pubblicizzata in modo estensivo. Vedere nel dicembre 2016 Miyamoto e Reggie portare da Jimmy Fallon la Switch e permettere al presentatore di provare in anteprima Breath of the Wild è stata una mossa eccellente per catalizzare l'attenzione sull'uscita imminente a marzo. E durante tutti questi 4 anni Nintendo non ha mai smesso di coinvolgere il suo pubblico con iniziative molto azzeccate, sia in veste fisica che digitale. Vanno spese due parole infatti per il perfezionamento del format dei Direct,
presentazioni che sono diventate un format standard di tutta l'industria, non solo dell'azienda di Kyoto. Pensate al casino mediatico che è riuscito a creare il ritorno dei Direct nel 2021, o anche solo come tutto il 2018 sia stato dominato dai Direct a tema Smash e dalle presentazioni di Masahiro Sakurai. Insomma, sotto questo punto di vista, Nintendo negli ultimi 4 anni ha interpretato perfettamente le meccaniche della comunicazione digitale, azzeccandone i tempi e le forme, riuscendo così a creare un ciclo di hype continuo che non si è mai veramente fermato. E il terzo fattore vincente di questa console sono stati ovviamente i giochi. Seppur con qualche aiutino dal passato, Switch ha una libreria vastissima e ricca di titoli di spessore. Soprattutto la loro uscita è stata spalmata nel corso degli anni con estrema cura, creando raramente dei momenti di vuoto in cui i giocatori si ritrovassero con le mani in mano, escludendo ovviamente il 2020, ma si sa, il 2020 è stato un caso un po' particolare per tutti quanti. Ripercorrendo la lista dei titoli usciti mentre preparavo questo video, mi sono accorto di quanto la lineup di Switch sia impressionante. Presentarsi nel primo anno di vita con Breath of the Wild e Super Mario Odyssey è un bel biglietto da visita e per ogni anno è possibile rintracciare almeno una killer application. Il 2018 abbiamo avuto Smash, nel 2019 Pokémon e il remake di Link's Awakening, nel 2020 Animal Crossing e la 3D All Stars. Nintendo ha furbescamente attinto alla libreria Wii U riproponendo come nuovi giochi appartenenti alla passata generazione, un atteggiamento comprensibile ma che a volte sarebbe risultato meno indigesto se accompagnato da delle vere migliorie in grado di giustificare il prezzo pieno. Ma questi porting si sono rivelati una vera e propria carta vincente in grado di totalizzare delle vendite da capogiro e diventando in breve tempo un pilastro fondamentale della lineup Switch. Per ogni versione della Axe HD però ci sono state altrettante produzioni degne di nota che hanno saputo tenere alto il nome delle grandi IP Nintendo, seppure manchino ancora all'appello alcuni brand storici. Ma soprattutto, e qui parliamo di un vero e proprio evento epocale che non si verificava dai tempi del GameCube, è il supporto delle terze parti a garantire una libreria completa e appetibile per una vasta gamma di giocatori. Grandi publisher come Square Enix, Bethesda, Bandai Namco, Ubisoft, Capcom e Activision hanno intravisto il potenziale di Switch e chi prima e chi dopo si sono buttati a capofitto sulla console ibrida, spazzando via il ricordo della desolazione in cui era stata lasciata morire la Wii U. Quindi la console vende e anche tanto, ma riuscirà a mantenere il trend positivo per altri 4 anni? Non si può avere una risposta definitiva, ma di sicuro se Nintendo giocherà bene le sue carte, ci sono tutti i presupposti per un successo duraturo. La più grande preoccupazione per il futuro di Switch riguardava l'uscita della next gen e il divario prestazionale che sarebbe sopraggiunto con l'arrivo delle nuove console. Fortunatamente per Nintendo la next gen fatica ad ingranare e sono le stesse Sony e Microsoft a spingere, per ora, verso un approccio conservativo che favorisce la cross-generazionalità piuttosto che il taglio netto col passato. Nintendo ha quindi tutto il tempo necessario per pianificare con cura le tempistiche di annuncio e uscita di una revisione hardware di Switch, una versione Pro che possa estenderne il ciclo vitale e permettere di sopravvivere anche nel confronto diretto con PS5 e Serie X. Quindi all'ipotetica, quanto fatidica domanda, vale ancora la pena comprare Nintendo Switch nel 2021? Secondo me la risposta è sì. E per diversi motivi. Una potenziale Switch Pro potrebbe infatti affiancarsi anche al proliferare del gioco in cloud, altra opzione che renderebbe a conti fatti Switch una macchina ancora più appetibile agli occhi dei consumatori, senza dimenticarci dei giochi. Sì, perché ce ne sono ancora tanti in ballo, molti dei quali colpevolmente dimenticati da Nintendo, e l'azienda di Kyoto può strategicamente riempire la seconda età di Switch con tanti capolavori quanti se ne sono visti dal 2017 ad oggi. Abbiamo in ballo ancora Breath of the Wild 2, Bayonetta 3, Metroid Prime 4 e Leggende Pokémon, per citare solo i più richiesti. Ma nulla vieta di ripescare brand assenti da tempo, o magari regalare nuovi capitoli di serie già apparse su Switch. Insomma, la partita è ancora aperta e sono sicuro che Nintendo riuscirà, in un modo o nell'altro, a traghettare la Switch fino al 2025. Insomma, sapete quanto io sia affezionato a questa console e alle sue potenzialità, ma ci sono ovviamente anche dei lati negativi dell'esperienza Switch, degli errori che Nintendo avrebbe potuto tranquillamente evitare in questi 4 anni. Anche se il video è pensato per celebrare la console, non bisogna dimenticarsi delle cose che non hanno funzionato. Inaccettabile ad esempio l'arretratezza delle infrastrutture online di Nintendo,
che non consentono ai giocatori un'esperienza al passo con i tempi per quanto riguarda il gioco online. Tra lag, impossibilità di comunicare con gli altri utenti e assenza di supporto continuo che porta molto spesso alla morte prematura dei titoli online, il multiplayer in rete è forse uno degli aspetti meno convincenti di Switch. Così come la totale incapacità della console di offrire all'utenza un qualcosa che vada oltre il puro gaming. Mancano app importanti come Netflix, un web browser o l'integrazione con altri servizi ritenuti ormai lo standard dell'intrattenimento digitale. Poi l'assenza dei temi e di una home personalizzabile indicano quanto poco impegno sia stato messo nella creazione del sistema operativo, che presenta solo funzioni estremamente basilari. Stendiamo poi un velo pietoso sulla questione Joy-Con Drift, una problematica che non solo mette in discussione l'affidabilità che aveva contraddistinto i prodotti Nintendo fino alla Switch, ma che lascia veramente perplessi per il modo in cui l'azienda abbia deciso di affrontare il problema, rimanendo in assoluto silenzio, facendo finta di niente. Ma la cosa che fa più male in assoluto sono le continue scelte anticonsumatore da parte di Nintendo, che sembra quasi intenzionata a ricordare ogni giorno quanto il suo unico scopo sia quello di massimizzare i profitti. Tra lo scandalo della 3D All Stars a tempo, l'assenza di una virtual console che rende inaccessibile tutto il passato dell'azienda e la questione delle remaster vendute a prezzo pieno, che ora sembra coinvolgere anche l'era Wii, spesso non si ha l'impressione di essere premiati in quanto utenti o anche solo clienti. Un lato della comunicazione su cui Nintendo dovrebbe lavorare tantissimo, ma finché le vendite continueranno ad essere quelle che sono, è difficile prevedere un cambio di rotta nell'immediato futuro. E questo, poracci, era tutto quello che avevo da dire per oggi. Tanti auguri a Switch! 100 di questi giorni, no, magari un po' meno. E fatemi sapere quali sono, secondo voi, i punti di forza di questo hardware ibrido e quale futuro vi immaginate per la console. Il canale, lo sapete, lo potete supportare in mille modi diversi e non mi dilungo oltre. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento a domani per seguire insieme il Sakurai Direct. Io sono il Poro Switch, Michele 4, ciao!